Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo showcase, è apparso anche lui. Amanda mi ha detto, ma posso fare una multi? Vai, prego, 3 sparking e c'era dentro anche Majub. E le restanti erano tipo Demon King Piccolo Pur e Goku Revival, quindi tanta robetta. Un'ottima multi, raga, non c'è che dire, portato subito a 6 stelle grazie alle missioni. E ora siamo pronti per usare questo personaggio. Che è un po' un tutto fa, racconti fatti. Non è un vero ranged type come ce lo segnalano, ma è un po' difensore, un po' tank, un po' support. Tank e difensore sì, sono la stessa cosa. E sì, fa anche qualche buon danno, ma non è il suo punto forte a mio parere. Dove lo andiamo a giocare? Lo scoprirete presto. Prima di cominciare però vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia. E dopodiché, per chi fosse nuovo del canale, premete su quel tasto iscriviti, raga, non ve ne pentirete. Contenuti tutti i giorni o quasi, e inoltre mi dareste una mano verso il raggiungimento dei 28.000 e poi dei 30.000. Quindi vamonos, raga, con lo showcase di Majub. Via. Eccolo qua Majub, siamo riusciti ad ottenere pure lui. Portato a 6 stelle con le varie missioni, queste sono le sue statistiche. A 6 stelle appunto, come kit, raga, non stiamo qua a analizzarlo perché già l'ho fatto in un video apposito. Sappiate che fa bene o male di tutto lui, è un blaster, ma in realtà ricopre qualsiasi ruolo possibile: support, tank, all'endurance, fa buoni danni, card lo speed per 2 in alcune occasioni, carta verde stupidissima, ultimate, blocca le strike quando entra in cover change, raga, fa veramente di tutto e di più. Chiaramente non eccellerà in niente, ma è un personaggio super completo. Dove andiamo a giocarlo per questo primo showcase? In un Team Fusion anziché in un Team GT. Non volevo infatti far giocare sia lui che Goku Super Saiyan 3 nello stesso team. Arriverà anche quello showcase, ma non quest'oggi. Vi mostro gli equipaggiamenti assegnati a tutti quanti e come potete vedere è un Team Fusion Warrior incentrato sulle Blast. I personaggi giocanti saranno principalmente i primi 3 che vedete, e nel caso dovessero servire ci sono Gogeta Zenkai 7 e Gogeta Verde pronti a dare una mano. Detto ciò, raga, non c'è nulla da aggiungere, andiamo in PvP e vediamo come rende Majub nel Team Fusion Warrior. Sarà meglio di Gogeta Blu? Vediamolo subito, via! Team God Ki, Vados, Gogetone Blu e Gokui. Se Gokui, Goku Blu Zenkai. Avrei preferito Goku contro, onesto. Ok, partiamo non troppo bene con questo clash. Va bene, possiamo subirci qualche danno, possiamo far questo. E cadere, preda della combo di Gogeta mista lag. Ok. Ok. Va bene, questa te la prendi tu. E tu soltanto. E nonostante sei in damage reduction, penso ti farà un po' male. Not bad, not bad, metà HP. Niente secondo step, furbacchione. Ok, preso. Andiamo di blast. Noise. Droppettino tattico. E si continua. Card draw speed per 2. E qua si sente. Vados, possiamo occuparci di te così? In una combo? Con questo turbine? Oh sì. Ah, peccato. Mi è venuto a muso duro. Ok. No problem. Nice. Qua se l'è gestita un po' male. Questa è un'occasione ghiotta per far fuori anche Goku Zenkai 7. Decisamente sì.
Kai Pivi. In caso di Rising su Wishamo su Vegito. E anche in caso di Ultimate. Ok. Ok, Vegito, questa te la pappi tu. Anche perché ci leverebbe l'endurance su Mashub. Meglio di no. Nice, preso. Vai Mashub, pescami qualcosa. Ok. Mai anticipato. Ok, rush. Volendo l'avrei potuto rushare, sì, ma preferirei non farlo, vediamo. Ah, che forse gliela azzecco. Buono, deve essere il karma. GG e prossimo match. Fusion Warrior contro Fusion Warrior. Partenza di Gogeta Red, Zenkai 4. Ok, andiamo così, infatti temevo una sua verde. Ah, lo prendiamo? No. Ok, mettiamo Gogetone blu. Avrei veramente voluto fare un Vanish. Peccato. Blocchiamogli le strike. Combo finita. Sì. Vado retro. Ok, riblastiamo. Blast Armor infimo. Così debotto. L'alti più veloce della storia. Perché? Ok. No. Va bene, trasformiamoci. Facciamo questo. Nice. Utilizziamola subito, anche se dovesse arrivare Gogeta verde, no problem. Bella raga, bella di brutto sta animazione comunque. E anche bella dannosa, devo dire. Attesa della vita. Va bene. Torniamo in vita. Ok. Fagli vedere Mashub che non si è ancora finito. Ok. No, 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 ti salvo ancora. Nice. Ok, finalmente un cover rescue di Gogeta verde. Baffettino. Nice. Ah, temevi di perderlo. Ok. Perfetto. Abbiamo abbastanza danno. Per poco. Veramente, raga. Veramente gli abbiamo fatto questo. Nice. Mashub. Fammi vedere che tiri fuori. Nulla di che sui rossi. No, infatti. Va bene. Hai finito?
GG, prossimo match. Team Hybrid e gli andiamo a muso duro con Vegito. Ok. Ok, ok. Nice. Va bene, Majub. Vamonos. Carta verde. Possiamo far questo e anche la SM. Ok, 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 ok. Oh, bene, bene, bene. E qua metti Gonu, ok. Trasformiamoci, verde. Ok, switch ancora. Nice, PV. Recuperiamo il Vanish. Ok. Niente, niente strike per te. E infatti la tua combo finisce qua. Oh, furbacchione, furbacchione. No. Nice. Sei bloccato qua con me, Gohan. Vai, fammi vedere i danni veri, Gogeta. T'ho portato proprio per questo istante qua. Sei serio? Per 4000 HP? Per 4000 HP? Per 4000 HP, Gogeta, non l'hai fatto fuori. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vediamo di raddrizzare il match. Ok, evitiamo. E uno glielo facciamo fuori. Verde subito. Ok. Nice. E laseriamo pure lui. Addio. Toranzu. Beh, ecco, ci voleva anche un drop che... che mancava da un po' quello. Ok, salviamolo. Tanto Rising già me l'hai tirato, quindi non hai più win condition. Va bene, Trunks. E GG, prossimo e ultimo match. Fusion Warrior con lineup totalmente differente dalla mia. Vomonos, buona partenza. Switchiamo su di lui, perfetto. Proviamo a droppare qua. Nice. Un'altra carta, te la tiro, Gogetone. Ok. Buono, buono. Ah, questa l'ho buttata via purtroppo. Ottimo. Switchiamo su di lui. Nice. Ora su di lui. Drop. Lasciamo. Andiamo di strike. Vediamo un po' se non ce la indovina. Ok, perfetto. E ne restano due. Minerva.
Golgeta blu che fa fuori Golgeta blu, raga. Pazzurdo, pazzurdo. Altra carta, sì. E forfè, dai, ce ne facciamo ancora una a questo punto. Prossimo. Ultimo match, Fusion contro Fusion. Sto trovando un botto di Fusion, raga. Era da un bel po' che non me ne capitavano così tanti. Ok, andiamo avanti con Vegito. Quel Gogeta Zenkai 7 non sarà una passeggiata purtroppo per Majub. Direi trasformazione e buff di verde. Ok, Gogeta. Nice, Pivi. Switchiamo. Ok, temporeggiamo, non mi interessa colpirlo ora di SM. Perfetto. Ok, ora mi interessa colpirlo di SM. In questo preciso istante qua. Bueno, 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 bueno. Oh, buona attesa sto giro. Vediamo quante strike hai in mano. Ne hai un po' a quanto pare. Vegito blu, ti vedo. Ti vedo, Vegito blu. Ti vedo. Nice. Ottimo, ottimo, ottimo. Ne restano soltanto due. Ok, non so perché io abbia fatto una strike così. L'avevo scambiata per una blast. Va bene, tankeggiamo con Gogeta e mettiamo Majub che si può mangiare questo Rising Rush. Proviamo di verde. Una blast, un SM, una strike. Ed è proprio verde. Ottimo. Nice, lo mettiamo in combo. Facciamo un bel pop e lanciamola. Sai che forse tu muori? E Gogeta Red? Avevo il dubbio di no, ma tu sì. Tu sicuramente. Infatti. Ok, verde. Glieli togliamo? Ebbene sì. Buono raga, questo era Majub, personaggio che onestamente mi sta piacendo alquanto. Parliamone un attimino meglio. Anche qua, proprio come Goku Super Saiyan 3, siamo davanti a qualcosa di abbastanza bilanciato, nulla di stravolgente per il meta, ma un personaggio che sicuramente nel Team GT serviva parecchio. Lo proveremo anche lì, ma già per il suo kit, per quello che si ritrova, raga, è praticamente quello che serviva al GT, qualcosa che desse un po' di consistenza alle difese, spezza combo e qualcuno da buttare in Rising Rush, non Gogeta 4, perché ripetiamolo, non è un vero tank. E quando dico che non è un vero tank, non dico che sia un personaggio brutto, dico che è un defense type che non è così tanto un defense type, tutto qua. Majub di suo invece ha un ranged type che non è un vero e proprio ranged type, perché abbiamo visto che serve come difensore, support, recupera HP per tutto il team, starta delle ottime combo grazie alla carta verde. Raga, è un gran bel personaggio completo, ripeto, niente di troppo rotto, ma un personaggio uscito veramente con la ciliegina sulla torta incorporata. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, io vi mando un bacione a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video.